Ora possiamo risolvere gli esercizi sulle onde sonore, in particolare quelli dal numero 6 al 9 sulle onde stazionarie. Esercizio 6, canna d'organo lunga 1 metro. Nell'aria dentro al tubo si propaga un'onda sonora, quindi sappiamo che si propaga a 340 metri al secondo di velocità. Calcola la frequenza fondamentale dell'onda stazionaria prodotta e la sua lunghezza d'onda. Questa è la canna d'organo e questa è l'onda stazionaria corrispondente al modo fondamentale di vibrazione. Sarebbe quell'onda stazionaria che presenta un solo antinodo, che quindi oscilla in questo modo, non è un'onda trasversale. Quando facciamo questo disegno, come al solito, intendiamo dire che nella zona centrale del tubo si alternano zone, momenti di alta pressione, quindi sovrappressioni, e momenti di sottopressione. La sovrappressione si ha quando le molecole d'aria si schiacciano tutte quante verso il centro, come indicato da queste frecce. Allora in quel momento si ha una sovrappressione nel centro del tubo. Invece la sottopressione, che corrisponde a questo grafico qui, si ha quando le molecole invece si allargano dal centro del tubo e quindi qui la pressione al centro diminuisce e va sotto la pressione atmosferica media. Comunque l'armonica fondamentale o primo modo normale di vibrazione è quello che nel tubo lungo 1 metro piazza mezza lunghezza d'onda. Quindi la lunghezza d'onda del modo fondamentale è 2 metri e sarebbe questa la lunghezza d'onda complessiva. Dunque stiamo ragionando sul primo modo normale, il numero armonico n uguale a 1. Infatti nel tubo lungo L c'è una mezza lunghezza d'onda. Questa mezza lunghezza d'onda è lambda 1 mezzi. Lambda 1 è la lunghezza d'onda, la indichiamo con l'apice 1 per distinguerla poi da tutte le altre lunghezze d'onda delle armoniche superiori, che chiameremo lambda 2, lambda 3 e così via. Dunque abbiamo già risposto alla prima domanda, cioè quanto è lunga, la lunghezza d'onda dell'armonica fondamentale? È 2 metri. L'altra domanda è la sua frequenza. Allora sappiamo che, la velocità con cui si propaga l'onda è 340 metri al secondo e per la solita formula della velocità sappiamo che è lambda per f. La possiamo calcolare questa velocità con il primo modo normale, quindi lambda 1 per f1. Perciò ricaviamo la frequenza che è di 170 Hz. Questo vuol dire che l'aria all'interno del tubo sperimenta sovra e sottopressioni 170 volte al secondo.